Scuola del Guanto è un'iniziativa nata da una tesi di laurea, perché la stazione sperimentale nasce come Scuola dei Guantai Napoletani. Al suo interno, nella vecchia sede di Via Poggioreale, c'era appunto la Casa del Guanto. Da lì è nata una mostra che oggi è itinerante, l'abbiamo portata a New York, è attualmente presso il Museo della Moda della Fondazione Mondragone a Napoli, e dove raccontiamo sostanzialmente la storia dell'antica arte guantaia napoletana, appunto dall'antichità fino ai giorni nostri. Abbiamo messo insieme una rete che si chiama Chiloteca, che vede tre concerie napoletane, Linea Pelle, la stazione sperimentale e anche il supporto dell'Unione dei Musei di Napoli, proprio per portare questa arte, diciamo, rispolverare e portare nel mondo il Made in Italy e questa antichissima tradizione di artigianato puro, diciamo, della guanteria napoletana. Qui, oggi a Linea Pelle, la rete Chiloteca effettua proprio delle dimostrazioni di taglio e cucito, mostrando appunto in che consiste l'antica arte guantaia napoletana. Siamo qui a Linea Pelle e vogliamo presentare la rete di impresa dal nome Chiloteca. Siamo un pool di aziende guantifice insieme a concerie, e, Linea Pelle e stazione sperimentale. La rete di imprese Chiloteca è stata realizzata per riproporre e riaccendere la luce su questo settore della guanteria napoletana, un settore storico-artistico. Il fatto di poterci riproporre insieme e l'idea di poter valorizzare e al tempo stesso di creare nuova manodopera, nuove maestranze per non disperdere una tradizione storica che abbiamo da secoli.